Anno 2048, siamo a Tokyo. La metropoli è scossa da cruenti omicidi. Dallo stato in cui versano i cadaveri, gli assassini potrebbero non essere umani. Sulle loro tracce c'è proprio un non umano. Il suo nome è Origin. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Manga in Breve, benvenuti ancora in questa nuova puntata, sempre e solo su Fumetti Senza Paura. Trovate il link in descrizione per la pagina Facebook, mi raccomando mi piacciate e ovviamente iscrivetevi anche al canale. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un manga, di Planet Manga ovviamente, che nonostante sia in corso in Giappone e in Italia, e nonostante in Italia siamo solo al terzo volume pubblicato, mi sono sentito in dovere di parlarvene perché è un manga fantascientifico, a me la fantascienza piace tantissimo ed è un manga di un autore che mi piace tantissimo, sia per il suo no sense, perché a volte c'è il no sense, sia per il suo fan service, perché a volte mette il fan service, sia per il fatto che fa dei disegni mostruosamente belli. Stiamo parlando di Boichi e stiamo parlando di Origin, come avrete già capito dalla prefazione che ho fatto al video. Di cosa parla Origin? Origin è un manga che parla di una Tokyo futuristica distopica. Siamo infatti nel 2048 e dei non umani si sono infiltrati all'interno della società umana. La trama parla poi del nostro protagonista, che è ovviamente Origin, che ha deciso di proteggere gli umani. Non si sa il perché, al terzo volume non abbiamo ancora capito diciamo, la sua vocazione e il motivo della sua missione. Sappiamo solo che vuole proteggere gli umani. Ci sono ovviamente altri non umani che vogliono fare del male, ovviamente agli umani. Il nostro amico quindi cercherà di infiltrarsi nella società di umani, cercando di non destare sospetti, un po' come un supereroe in incognito, non so se avete presente Superman ad esempio. Cosa fa però il nostro protagonista? Cerca lavoro, perché ovviamente in un mondo di umani per mimetizzarsi al meglio deve assolutamente immedesimarsi in un umano, quindi cerca lavoro, prende un appartamento e cerca di fare la vita di un umano normale, ma scoprirà ben presto che un robot non può esattamente fare la stessa vita di un umano normale. Non vi dico ovviamente e non vi spoilero il perché e il come scoprirà questa cosa, vi dico solamente che per non destare sospetti, lui cerca lavoro e lo trova all'interno della più grande azienda robotica del Giappone. A genius! Questa era la trama. A mio parere è un manga molto bello, sia per i disegni sia per la trama. Ci sono ovviamente dei punti a sfavore per quanto riguarda questo manga, ci arriveremo dopo, ma parliamo prima di tutto dei pregi. I pregi sono ovviamente i disegni, che sono veramente una ficata totale, sono assolutamente dettagliatissimi, e poi Boichi, lo sappiamo, è veramente un maestro in questo. Altra cosa bellissima, secondo me, è la dovizia di particolari con cui vengono spiegate alcune cose. Infatti ogni meccanismo robotico viene spiegato nei minimi dettagli e ti fa assolutamente capire con dovizia di particolare il funzionamento dei meccanismi, cosa che a me sinceramente è piaciuta molto. Ci sono anche dei per condimento, chiamiamo così, la mafia giapponese e molte altre cose. Cominciamo a parlare dei difetti. Il difetto principale di questo manga sono i dialoghi. In che senso? Nel senso che, essendo un robot, Origin pensa molto, mi ha ricordato quasi il Peter Parker degli anni d'oro. Diciamo che Origin pensa veramente molto, mentre sta scagliando un pugno, ad esempio, il pugno magari dura quella frazione di secondo e mentre lui sta tirando il pugno leggerete: ah, sto per tirarlo, adesso arriverò verso l'avversario, dovrò prenderlo a una certa velocità, dovrò usare determinata forza. La Madonna! È una cosa che sinceramente spezza molto il ritmo della lettura e che secondo me rende questo manga un pochettino pesante da leggere sulla lunga distanza. Però, sinceramente, questo è solamente l'unico difetto che gli ho trovato, perché al momento la trama sta reggendo benissimo, i disegni non presentano difetti, figurati se Boichi presenta difetti nei disegni. In definitiva, vi consiglio la lettura di questo manga, per ora sono usciti solamente 3 volumi al prezzo di 4,50 euro per Planet Manga. Recuperatelo, dategli una chance. Non so se questo manga durerà tanto come Sunken Rock o sarà più breve come magari Wallman. Sicuramente non sarà come Wallman, perché Wallman sono solamente 3 volumi e qui siamo già a 3 volumi, quindi secondo me è una bellissima novità fantascientifica del catalogo Planet Manga, comunque del catalogo manga in generale qui in Italia. Recuperatevelo e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Bene ragazzi, anche quest'oggi la finiamo qui. Un altro manga
in breve Origin. Spero vi sia piaciuto il video, spero vi piacerà la lettura del manga. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se lo avete letto, se lo avete acquistato, cosa ne pensate, insomma scrivete qui sotto. Mettete il mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre su Fumetti Senza Paura e sempre con me, il vostro buon Dan. Ho fatto la rima, mamma mia che schifo! Ciao a tutti!